Buongiorno, siamo a Roma, in via Scossacavalli, una traversa di via della Conciliazione, nel Tempio dell'Arte Sacra diretta dalle pie discepole del Divin Maestro. E chiediamo a Suor Giampaola chi sono le pie discepole e che cos'è la Domus Dei che ha realizzato la Via Crucis in bronzo a cera persa installata in via della Conciliazione e che vi resterà fino al 29 aprile prossimo. Innanzitutto buongiorno, siamo a showroom della Domus Dei e con la sede centrale a Cecchina, ad Albano Laziale, in via dei Tulipani numero 46, che è stata rilevata dalla nostra congregazione delle Pie Discepole del Divin Maestro, un istituto della famiglia Paolina fondata dal Beato Giacomo Alberione ad Alba nel 1924. Nell'ambito di una cultura della comunicazione, noi desideriamo promuovere la formazione liturgica e artistica a servizio del popolo di Dio e dei suoi ministri. Voluta dal fondatore come apostole dell'Eucaristia, uniamo la preghiera all'attività apostolica affinché tutti possano incontrare Dio nella bellezza, diceva Dostoevskij, è la bellezza che salverà il mondo. E avere vita in sovrabbondanza. La Domus Dei è guidata da un consiglio di amministrazione presieduta da Suor Maria Rosalia Rossetti. Per continuare ad operare a livello internazionale nella progettazione, realizzazione e restauro delle opere di arredo e di arte per la liturgia. Intendiamo portare avanti questa iniziativa in stretta collaborazione con gli artisti e gli artigiani già operanti nell'azienda e mettendo a disposizione la ricchezza carismatica della nostra congregazione. Infatti qui abbiamo presente i nostri due artisti che hanno realizzato le grandi opere della Via Crucis, professor Giuseppe Alamprese e professor Pasquale Napa. Vogliamo far parlare a loro dell'opera. La Via Crucis in bronzo a cera persa è stata un'opera, è un'opera grandiosa, acclamata da tutti. È un'opera impressionante. Come è nata questa idea? Dunque, quest'idea è nata da una commissione, è stata essenzialmente una commissione da parte della comunità di Coquimbo, che è una cittadina del Cile, per realizzare appunto questa crucis monumentale che fosse collocata in un parco adiacente alla cruz del terzo millennio, che è un grosso edificio, anzi un edificio gigantesco, fatto a forma di croce appunto, che domina appunto la città di Coquimbo nel Cile. È un santuario molto importante per il paese del Cile e questo faceva parte appunto di questo parco che serve ad accogliere i visitatori del santuario. È stato ordinato appunto lì. No, la Domus Dei ha realizzato anche il portale del santuario e anche numerose busti in bronzo che stanno qua all'interno. Quanto tempo è stato impiegato per realizzare questa opera monumentale? Abbiamo messo per quanto riguarda la modellazione e la realizzazione 4-5 anni, 5 anni buoni. Che la prima stazione è stata benedetta nel 2006, quindi Sì, nella e noi l'abbiamo realizzazione. iniziata nel 2004. Sì, la modellazione è iniziata nel 2004. Dove si trovano questi laboratori così prestigiosi e così famosi, i laboratori della Noi Domus sono Dei? a Pavona, in provincia di Roma, sulla via Nettunense, sotto i Colli Albani, in una posizione anche piacevole dal punto di vista paesaggistico. Via dei Tulipani numero
46. Sì. Come nuove generazioni si avvicinano a questo tipo di arte, oppure voi li chiamate, vi vengono, diciamo, a chiedere, a voi due scultori, di poter insegnare loro quest'arte? Ve lo richiedono questi giovani? Ma io in realtà insegno a scuola ai bambini delle medie, e loro hanno grande entusiasmo quando gli do la possibilità di lavorare l'argilla. La prima cosa che fanno è la lanciano, però dove, no? Però fa parte del gioco. Sì. È stato emozionante realizzarla? Sì, sì, è stato un lavoro coinvolgente, uno dei più coinvolgenti che abbiamo fatto, sia per il soggetto soprattutto, e poi anche per la monumentalità del lavoro. Si tratta di tante scene, ognuna diversa dall'altra, a cui abbiamo cercato di dare una certa teatralità, come parlavamo prima. E sembra che siete riusciti bene, sì, almeno dalla visione della gente. Comunque noi vi ringraziamo anche a nome dei visitatori numerosissimi che ci sono stati qui in Via della Conciliazione, e ringraziamo le suore della Domus Dei. Ti ringrazio perché, come ha detto anche signora Mariella, sono tante persone che pregano, e con l'esclamazione che meraviglia, che stupenda. Ci scambiamo gli auguri di una santa, veramente lieta Pasqua, piena di questa pace che solo il Signore risorto ci può dare. La pace per noi come persone, per le comunità, per il mondo, implorato da tutti, invocato da tutti. Che regni la pace nel cuore dell'uomo, e allora anche tra gli uomini sarà la pace. Buona Pasqua. Grazie.